Ciao a tutti, in questo video vi mostrerò il procedimento che ho seguito io per restaurare un vecchio divano vintage in velluto verde. Mi è stato gentilmente regalato da una mia amica e l'ho trovato davvero in un ottimo stato, infatti gli ex proprietari l'avevano tenuto sempre molto bene nel corso degli anni e in più me l'avevano anche già precedentemente pulito, però come potete osservare ho deciso di passare l'aspirapolvere comunque su ogni superficie per eliminare definitivamente qualsiasi tipo di sporco. I piedini soprattutto avevano bisogno di una rinfrescata e li ho passati semplicemente con un panno umido in microfibra per eliminare la polvere. Successivamente li ho anche ripassati con un prodotto apposito per legno che nutre e lucida in modo da mantenerli nel tempo. Come potete vedere, sgrassa anche la superficie dalle vernici precedenti. Infine arriva la parte più importante, è anche la più lunga e la più noiosa, ma è davvero fondamentale affinché il divano riprenda vita. Il velluto è un materiale molto delicato e per ridargli luce è necessario lavarlo con dell'acqua tiepida mista a 2 cucchiaini di aceto di vino bianco. Strizzate bene lo straccetto prima di passarlo. Una volta passate tutte le superfici con l'aceto, è arrivato il momento di riassemblare tutto. E ora si ripete il procedimento anche con la poltrona. Questo qui è il risultato finale, sono molto contenta di come è venuto. A una seduta manca un bottone, ma penso sia un dettaglio trascurabile visto che questo divano ha 30-40 anni di vita. Per questo progetto servono meno di 10 euro, ma davvero tanta pazienza. Quindi ora vado a rilassarmi.